Ciao Toro, benvenuto sul mio YouTube canale di Talent Start Tarot by Kitchy Top. Benvenuto su questa lettura generale per luglio 2023. Toro, vi chiedo di non fare forzare se non ti corrisponde questa è una lettura generale. Se vuoi una lettura privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio info box. Adesso vediamo cosa succede per il mio Toro per luglio 2023. My Love Team, datemi per favore per il mio Toro. Cosa Toro si può aspettare per luglio? Il mago. Il focus, il re di bastone, l'eremita, la forza, l'ostacolo per il mio toro, il 6 di bastone. Così può aspettare il 5 di spade e la generale, per tutto il generale, la regina di coppe, il 5 di coppe sotto il mazzo. Tu sei veramente nel modus, nel stato di manifestazione. Il tuo focus è veramente di incominciare, di intraprendere, di metterti in gioco. Ecco, di metterti veramente in gioco. Mi piace tantissimo. Più stai in gioco e più cominci a di sentirti più coraggioso o coraggiosa. Hai tanto amore da dare, di esprimerti. L'unica cosa qua che non mi quadra o non ti quadrerà a te, qualcuno ti vuole mettere come un ostacolo, o può essere anche che sei tu l'ostacolo di te stesso. Ma non la vedo molto così che sei tu, cioè, la vedo più come un'interferenza. Tu nel passato sei stato in quel modus, in quello stato tipo. Mi fermo per un attimo, mi fermo o c'è la sensazione di essere fermo per guarire, per stare più sereno o per riprenderti le tue energie. C'è una delusione qua che c'è stata nella tua vita, penso, è come che ti rimetti in gioco e sei pronto o sei pronta. Incominciamo, dammi la regina di coppe, per favore. Il cavaliere di denari, il guru, l'otto di spade. Anche se ancora trovi il sole sotto il mazzo, anche se ancora ti ritrovi che c'hai o hai dei sentimenti. Stiamo parlando di sentimenti per una persona che è difficile da dimenticare, nessuno ti dice di dimenticare. Può essere un matrimonio, può essere una convivenza, può essere una persona molto, o almeno che tu ci speravi. Vedo che piano piano è come che tu stai accettando di proseguire, di andare avanti. È come che sei, anche se ti è difficile, o ci pensi, ci rifletti tanto. Ma è come che stai cominciando ad accettare. Dammi il mago, il re di bastoni per la seconda volta, la regina di spade, l'asso di coppe, l'imperatore sotto il mazzo. Ok, dice, oh, va bene, deve essere veramente, voglio essere. Come si dice? Sincera o sincero con me stesso. Non è andata così come ho voluto, ma mi voglio rimettere in gioco. Mi voglio rimettere perché non perché qualcosa non è andata nel passato, non andrà neanche nel futuro. Perciò come che ti vedo con molta speranza, è bello Toro, mi piace veramente. Dammi il re di bastoni, il 3 di coppe, il 2 di bastoni e il ragazzo di coppe. Vedo qua un flirt. Adesso non so se questo flirt un po' appartiene, può essere, per alcuni di voi appartiene per la persona amata che ancora siete, che c'è ancora tipo un flirt di estate, o può essere un nuovo flirt. Questo non lo sto capendo, non lo sto capendo in questo momento perché è come che tu, con l'otto di coppe, è come dici, ok, mi rimetto in gioco o ci riprovo, se non va,
Tanto sono libera, o so che potrei andarmene tranquillamente. Perché il re di bastoni è anche qua nel corrente, nell'attuale. Non so se tu ci vuoi riprovare o c'è la possibilità di riprovarci con una persona del passato. Ho come la sensazione che dico ok, ci posso riprovare, ma se non va io mi lavo le mani e me ne vado. O può essere anche un flirt di estate. Dammi la forza, l'asso di spade, il mago per la seconda volta e il 5 di coppe. Sì, può essere il passato perché dici il diavolo sotto il mazzo. Dici no. Come si dice quel proverbio? Il proverbio si dice il lupo perde il pelo ma non il vizio. Tipo così, tipo ci ho riprovato e alla fine questa è una conferma per me che adesso più che mai sono convinto o sono convinta che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Tipo, ok, ci ho riprovato, però alla fine sono più convinta o più convinto che mai. Questa è la decisione migliore che ho potuto mai prendere, di lasciare stare. C'è una conferma per te, Toro. Il 6 di bastoni c'è l'imperatrice, la morte, e il cavaliere di spade e l'imperatore sotto il mazzo. Ho la sensazione qua come che a te ti piace o a te piace che qualcuno che ti dà molta soddisfazione di questa persona. O la soddisfazione, tipo, c'è una soddisfazione qua che ti vuoi prendere per avere un accertamento. La soddisfazione, tipo, ma io questa soddisfazione me la voglio prendere per essere chiaro, per liberarmene. È una soddisfazione qua, non so se ti corrisponde, però è una soddisfazione dici no, no, io voglio vederci chiaro e questo tempo me la voglio prendere, perché ti vedo molto coraggioso ma anche molto fermo per la tua strada. Dammi il 5 di spade, la forza per la seconda volta, l'8 di bastone, il 7 di coppe e il ragazzo di bastone sotto il mazzo. Ok, allora può essere che ci sono state delle persone, situazioni che ti hanno coinvolto o ti stanno coinvolgendo nella tua vita, tipo no, riprovaci, 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 e tu dici, vabbè, allora ci riprovo. Però una volta che io ti do questa conferma che questa situazione o questa persona è così, tu mi devi lasciare stare. Tipo, rispetta la mia conclusione, rispetta la mia motivazione, se non voglio stare più con questa persona. Tipo, io ti porterò come si dice, questa prova che non sto sbagliando. Perciò è come che tu vuoi dare una conferma a una persona. Terza persona o una situazione, vuoi dare una prova che stai dicendo? Io ti porterò questa prova, ti faccio capire che io non ho torto. Però poi lasciami stare, io ci riprovo e ci metto del mio. Può essere che si sta parlando di un matrimonio, o può essere di una convivenza, una cosa molto, molto importante. Però qualcuno è come chi ti sta dando, dai, su, provaci, fallo per me, o fallo per i figli, fallo per questa persona, fallo per te, tipo così. Dammi un consiglio per il mio toro. The High Priestess, il cavaliere di spade, e per la terza volta il re di bastoni. Sotto il mazzo il ragazzo di spade. A te ti dà noia quando le persone in una situazione non ti credono, non ti crede. E tu dici, ma può essere ogni volta sono io che ci devo rimettere? Perché non vengo mai capito, non vengo mai creduto? E questo ti dà noia, per questo dici, lo faccio l'ultima volta.
Ma poi ti do questa prova e tu mi lasci stare. Buon'estate, Toro, noi ci vediamo molto presto dalla tua Luana.